Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Tombi. Che dire, beccatevi questo gameplay. Bene, rieccoci ritrovati con Tombi. Avevamo trovato nella puntata precedente l'uomo centenario, che è questo tizio qui, e ci ha detto che praticamente il bracciale di nostro nonno l'hanno rubato 7 porci, cioè 7 maiali, questi che stiamo vedendo ora nel caricamento. Quindi noi dobbiamo andare a recuperare questo braccialetto, ma prima dobbiamo andare dal grande gnomo. Ok, andiamo dal grande gnomo. Ecco i gnomi. Che cosa sta facendo? Grug. Bene, ho capito tutto di quello che ha detto. Gnome da principiante. Che cosa? Gnomese da principiante. Che cosa sto leggendo? A cosa sto giocando? Cosa sono? Farfalle con... farfalle foglie. Io ne voglio una però. Ma che ora ne scoprirò altre. E tu che vuoi? Ci posso dire? L'ho preso. Gruff. Mio maestro è a livello 1. Ma io voglio prendere questo. L'ho preso. Farfalle a foglia, avevo ragione. Cioè, sarà un'altra missione secondaria. Sa quante ne devo prendere, vero? Gnomese livello 2. Allora, voglio imparare lo gnomese. Ma più che altro per capire che cosa mi sta dicendo quell'idiota. Farfalla foglia presa. Qua ne troveremo altre sicuramente, comunque. Guardate come affossa, eccola! Però non me la fa prendere. Ah, ok, l'ho presa. Farfalla foglia presa. E noi andiamo. Possiamo aprire la porta, è chiuso da un pezzo di legno. Ma io tipo mi faccio male se cado di punta, no? Vediamo. Sì, mi faccio male, non lo facciamo mai più. Mai più una cosa del genere. E che vuole lui? Mi ho messo a livello 3. Ok, siamo alla città degli gnomi. Ok, io questa me la ricordo ragazzi, me la ricordo. E se non sbaglio, proprio qui non riuscivo più, no, forse qua andavo avanti. Ma qui mi ricordo che trovai parecchie difficoltà. Tipo lui. Tigre's Group. Sembra quasi inglese. Noi gloop ma glop. Ah, non sa niente, qua dobbiamo imparare l'ogni mese. Se non troviamo quello che ci insegna l'ogni mese siamo nella merda. Sono molto pregnato, obra miei amici. Ogni mese presa. Sì, forse ho imparato l'ogni mese. Ragazzi, siamo ogni mese, ci abbiamo imparato la lingua ogni mese. E vediamo che cosa dice. Wow, capisci l'ognomese? Abbiamo un problema e non sappiamo che fare. Pure io. La foresta degli gnomi è sotto l'incantesimo dei maiali cattivi. I fiori sono appassiti e gli alberi mutati. Molti gnomi non sono tornati nella recente battuta di caccia. Sospettiamo siano intrappolati nelle spore giganti. Salva gli gnomi. Ok, salviamo gli gnomi. Qua c'è una... Ah, non possiamo passare. No, niente, non posso passare. Signora, ma la signora era dentro prima. Oh, ciao, scommetto non ti sei accorto che... Scusami, sto cercando di risolvere un problema qui. Ho nascosto una cosa speciale nella foresta, ma ho paura di andare a prenderla per i maiali. Oh, è importante per me, non so che fare senza. Se mi dici cosa, io vado a prenderla subito. Ah, ecco, è pieno di maiali qua ora. Ma che sono ste robe?
Perché ci sono queste specie di popcorn rosati sopra questi cosi? Cioè è tutto un coso questo gioco praticamente, non c'è nulla di definibile. Ok, saltiamo e ammazziamo i maiali con la GL, i maiali. Prendiamo il forziere. Niente. Prendiamo il forziere. Niente. No, ho un problema io con questi forzieri in aria. Questo problema, cazzo della miseria. Allora, cos'è? Un boomerang? Boomerang di legno presa. Ah, ok. Abbiamo il boomerang. Questo penso, ma sicuramente per trovarlo ci sarà molto molto utile. Ok, porta. Oddio, che è un cane? È un cagnolino, ma cosa ci fa là? Vuoi vedere che il cane è l'oggetto importante per la signora? Sicuro, vabbè, però voglio andare a prendere il cane. No, un gnomo! Che cosa? E dov'è? Ma queste sono le famose spore. Ma che cosa sono? Ah, ecco, l'ho preso. Andiamo a portare il cane. Sembra ferito, dobbiamo portarlo dal medico. Andiamo a portare il cucciolo dal medico, ragazzi. E lui? Ah no, il medico è lei, è qua dentro, infatti. Baron. Bene, Baron sia, che il cane si chiama Baron, ma non abbiamo scelto il nome. Miglior amico dell'uomo. Erbe curative per Baron, no? Allora dobbiamo trovare pure le erbe curative per sto cane. Cioè, prima non era aperta sta cosa, sbaglio. Ok, non era aperta, cos'è? Se non sbaglio, no, era una prigione, no, allora non era qua. Ok, dove siamo finiti? Abbiamo ammazzato il coso. Ok, in tutto questo noi dobbiamo salire. Cazzo! Sti ragni! Boll, cioè che ha pure acqua, quindi posso pure cadere. Dai, prendilo! Ce l'abbiamo fatta! Ma tu che cavolo! Ancora... Ah, ecco, gli gnomi sono qua dentro! Perfetto, uno l'abbiamo trovato. Ne mancano 6, non sono pochi. Cavolo. No, un forziere. Pantaloni salterini presi. Andiamo a vederli subito, li voglio mettere. Ah, possiamo sfruttare queste cose ora, ho capito. Possiamo sfruttare praticamente... A parte che saltiamo più in alto a quanto pare. O comunque possiamo sfruttare quelle specie di molle che c'erano... Che abbiamo visto prima. Ne prendiamo il mollo... Ah. Ok, ancora 5 gnomi. Ah,
Cazzi, gli altri gnomi dove sono? Qua c'è un forziere, ah, qua c'è l'altro gnomo. Perché non parla? Non posso lasciarli proseguire. Ah, ok, niente, devo per forza trovare gli gnomi. Quello è praticamente un punto dove andrò avanti soltanto se avrò superato sta missione maledetta. Ah, e sali, cazzo. Telescopio. Guarda, cos'era? Guarda e vedi. Ok, vediamo. Non utilizzabile. No, è che cavolo. Sicuramente dopo dovrò utilizzarlo. Mamma mia. Ok, ma dove dobbiamo andare? Maiali, cavolo. Ma che cavolo, ragazzi. Gnomo? Ragazzi, gnomo, allora, gli gnomi erano nascosti, cioè possono essere ovunque. Gnomo? Dai, dai, ne mancano tre, ne mancano tre, ne mancano tre, ne mancano tre, ne mancano tre. Dai, 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 che ne mancano tre. Questo, voglio prendere questo. Oh, ancora due. Ah, pure qua sotto si nascondono. Quindi dobbiamo cercare ovunque, pure qua. Che pa... un altro gnomo, è l'ultimo, 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 l'ultimo. No, ci manca l'ultimo, ragazzi. E forse è quello, dai. No! Come ho fatto ad andare nel fuoco? Mannaggia. Free again. Proseguiamo di qua, vediamo se è di qua. No, riesco a trovare lo gnomo. Vedrà che è qua. Ragazzi, volete vedere che lo gnomo di merda è qua? E io lo devo prendere però. Non riesco a prenderlo. Guardate dov'era! Ragazzi, era lì! Come facevano ad andare lì? Vaffanculo! Ma che cosa sei tu? Perché ora spuntano sti nasi che volano? Non c'erano i nasi che volavano! Beh, la cosa importante è che abbiamo trovato tutti sti gnomi di merda, quindi... fanculo gli gnomi, io non li sopporto più. Sta città non la sto sopportando più. Sì, incredibile, non potete capire voi quanto tempo per trovarli. No, no, non posso perdere ora. Non posso perdere ora. Sì, li ho trovati. Ok, salva gli gnomi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Un'agonia è stata!
bimbo smarrito, ma quante persone scompaiono qua? Non manco possiamo andare di lì, quindi niente, inutile. Bene ragazzi, dopo aver trovato tutti questi gnomi che erano sparsi qua e là fra gli alberi, io chiudo il video. Ovviamente se il video vi è piaciuto, se questo episodio vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. E che dire, becchiamoci al prossimo video. Ciao!